siamo qua belli tranquilli e sono arrivati tutti. Queste aziende sapevamo che arrivavano, non è che non lo sapevamo, abbiamo fatto quello che si poteva fare. Però, ma ovvio che prima di un'infrastruttura arrivano, devi fare tutte le osservazioni, ci siamo mossi nei tempi giusti, soltanto che ovviamente non hanno tenuto considerazione di nulla. Fatto adesso noi ce ne abbiamo nel terreno, sono nei nostri terreni da un paio d'anni Dal 2009, ormai, dal dall'agosto 2009, del 2009. e praticamente non abbiamo ancora visto un soldo. Nonostante comunque abbiamo Nonostante accettato l'accordo bonario a settembre dell'anno scorso, nonostante prima abbiamo avuto un po' di incontri, dopo un po' dicono questione locatelli, un po'. Non so se è una scusa la questione Locatelli, non, insomma, non si è fatto vedere più nessuno. Adesso non sappiamo se arriveranno i soldi, se ci faranno quello che ci hanno promesso. Insomma, la situazione per noi è pesante. Più del 10%, sono 9 ettari su 70, sono adesso sono 12-13%, adesso tra tutte e due le. Si dividono l'azienda a metà. staccano il nucleo centrale da tutta la terra che avevamo dietro la cascina. Comunque trasportare, andare con le macchine nei terreni dietro casa è un conto, andare sulla strada, i trattori vanno piano, avere in lontano spese, tutto quello che va dietro, E comunque da a parte tre la terra, generazioni. e poi tutta la terra che ti portano via, cioè, noi coltiviamo la terra, se non è la terra l'asfalto non riusciamo a coltivarlo. Da tre generazioni che siamo qua, un po' alla volta attacca un pezzettino, sempre a fatica, e adesso ti arrivano qua questo, è tutto finito. Brutto che comandano loro a casa tua, cioè, alla fine non, No, tu, tu. non, tu devi subire quello che ti dicono loro, cioè, alla fine devi comunque dare un sì a dare il loro proposto, e tu non vengono considerate alla fine. Che ci vai dietro, noi siamo sempre andati, siamo in buon rapporto, abbiamo cercato di collaborare perché, vabbè, Noi d'accordo o non assumono. d'accordo con la Brevemi, questo è il nostro pensiero. È evidente che non siamo tanto d'accordo, però capisci nel momento in cui ti dicono tu l'opera bisogna farla, però va bene, uno viene a casa tua, ma quantomeno cioè, devi riconoscerlo, insomma. Preferirei non dirlo Però perché. qualcosa. Beh, avendo un casello qua attaccato per un paesino che è molto piccolo, non so cosa serve a fare. E noi siamo chiusi a sud dalle infrastrutture, La parte a del mio destra dal casello casello, ci taglia la vabbè, nostra prima strada che avevamo per andare comunque a Bariano. poi però Bariano non è messo molto meglio perché a nord ha la ferrovia, a cos'è, est, al Serio, Sì, dove resta chiuso, non è che dà resta tanto il sviluppo alla fine. a sud, ha tutte queste infrastrutture che dal paese si vedono benissimo. E a sinistra, a ovest, gli resta il casello, resta chiuso dentro in un quadrato. Non so che futuro abbia Mariano. Quattro case in più e basta. No, Comunque non la so. gente bene o male non è coerente di quello che è, ogni tanto vedi i picchetti, ti chiedono. Però non credo che sia tanto stata informata su, ma a qualsiasi paese, no? Perché Variano la sua, Sola la sua, ognuno ha i suoi piccoli problemi.